E signori, benvenuti. Questo è il quarto episodio della Multicore a Gardaland. Sono Elmantel e finalmente posso proporvi il quarto e ultimo, conclusivo, definitivo, assoluto, finale episodio della Multicore a Gardaland. Yeah! Al momento della registrazione di questo video e quindi probabilmente della finalizzazione è il 30 del 3 2022. È passato solo un po' di tempo, non vi preoccupate. Poco, poco da quando l'abbiamo registrato, è solo l'estate scorsa. Non lo sa nessuno. Probabilmente passerà ancora qualche giorno prima che pubblichiamo questo video, anche perché giustamente dovrà essere revisionato dal signor Thomas, che voi conoscete come il tecnico di streaming, ma a parte quello, penso uscirà a breve, anche perché è finito. Nel senso, sto registrando questa intro e... che voi state vedendo che non sono in grado di fare un'intro corta. D'altronde io sono una persona che tende a dilungarsi, che tende a divagare, ma sto divagando, quindi signori, io vi lascio al video. Detto ciò, signori, buona visione. Vecchio che caga. Poi ci siamo su Magic Mountain. Saliamo. Lui che ovviamente tiene la GoPro storta. Devo tenerla con gli artigli, con le unghie, con i denti. Che dura la vita dell'influencer, ragazzi. Come farà la via con la... L'ho dimenticato quella dei trucchi! Sì, non so se stia andando, la vedo un sì, po'. Sì, è appena sceso un tronco. Oh sì, è vero. Oh no, dici che sono su mi sei entrata su. Può essere. C'è il mio dito nell'inquadratura, vero? Può essere. Spero non ci sia un minuto nell'inquadratura, se no raga mi spiace. Eccolo! E si va! Mi ha fatto uscire anche l'anima questa frenata. Questa frenata finale è stata devastante. Mi ha fatto uscire anche l'anima. Cazzo, raga. Ma c'è stato un certo punto che ha fatto una... Questa è corta, però è sempre spettacolare. Sì, merita. Questa è sempre tanta roba. Merita comunque, c'è niente da fare. Oh, fuck. Several bad puns later. Tutto avanti che almeno... E eccoci qua. Siamo arrivati alla fine della coda della monorotaia. Prossima carrozza che arriva è la nostra. Come forse, scusami. Non si sa mai, magari c'è la corrente, crolla la monorotaia. Ascoltami. Wow. Ma tu andare a contare le strisce che ci sono in corsia di sorpasso? L'importante è che non saltino quelle, poi la monorotaia, anche se non la facciamo. Ma andare a contare comunque le strisce in corsia di sorpasso oh, in sì, guarda. Un'ora di punta? Refresh rate di quel monitor sì, contro refresh rate della GoPro. Ciao Suri! Sono partito!
Questa sarà la presa più mossa di tutta la giornata. Sì, e mi sa che non ho neanche la stabilizzazione attiva. C'è il gimbal che sta morendo, cercando di stabilizzare sta impresa. Musica tirolese, pensa che bicilire questa roba. Pensa che io ci farò l'edit con Olka Polica. Oh. Copyright. Copyright. Ops. Olka Polica. Bad news. What? The Dacia Sandero. It's delayed. Oh no. Anyway, last week. Oh sì, guardate i cantieri! Oh, spoiler, spoiler! Oh, ma tutti quel trash? Quella bella porta! Guarda che bravo! Oh sì! Ti ha detto dove vai? La tipa al cito all'alto parate ti ha detto dove vai? No! Nino, dove che te va? Salve! Beh, per saltare un po' di tempo prima del prossimo giro ci sta, non è male. Mi accompagna? Anche la prima, il prossimo appuntamento, scusa. Vuoi fare ancora? Ti accompagni un attimo verso l'uscita? Io volevo provare la sua porta. Tu vai? Qual è l'attrazione che ti è piaciuta di più? Di la verità, e perché il treno? Perché ovviamente sono io. Cioè, non puoi. Ciao Steve-box. L'attrazione che mi è piaciuta di più? Bella domanda. Blue Tornado è sicuramente quella più strong, perché è lunga, è bella adrenalinica, eccetera eccetera. Oblivion, però era ammazzata iniziale. Era ammazzata Oblivion, è veramente tanta roba. Se dovessi mettere in ordine, penso che metterei Blue Tornado, Oblivion, Raptor
questa qui, Shaman, come montagne russe. Non ce n'è altre? No. No, che per me. No. Vuole mettere in quest'ordine qua. Però la trazione è migliore del 3. È il 3, cioè no. È il 3. Venga. Grazie. E basta. C'era loro due che. Salve. La GoPro. No, è mio. C'era loro due che. E Suri! Non scende. Suri non vuoi correre? Non scende. Suri. C'erano loro e lui che mi filmavano, mi facevano un'intervista, tu non era della gente che si girava qua. Che cazzo è questo qua? Noi abbiamo fra 40 minuti a Magic House. 3:28 a.m. Signori, casa di Prezzemolo, sembra che stiamo andando nella cantina di un serial killer. Ma siamo sicuri di voler andare nel basement che non sorprende subito? Cazzo! C'è il killer che c'ha la notifica quando va nel quando qualcuno va nel basement. Una volta non si entrava. C'era l'ascensore? Sì. E boh, Covid. Siamo entrati dalle scale di emergenza, però sembrava di entrare in un cazzo di sopra. Qua quante persone ci entravano, ti ricordi? Sì, era schiacciato. Scusa, posso fare una domanda veloce? Noi siamo qua per registrare un video, abbiamo i permessi di Gardan per registrare nelle attrazioni. Vuoi registrare quello che vuoi? Perfetto. Influencer. Bene signore, abbiamo i permessi per registrare qua dentro. Voi non vedrete un cazzo probabilmente, ma vabbè. Come fa a farti venire la nausea? Ginocchio unito, le braccia, attenzione alle ginocchia, si abbassano le protezioni. Stavo giusto per dire, come fanno quelle persone con le cosce un po' più grosse in giro? Beh. Io spero che non mi muoia la GoPro, solo il 30% di batteria. Peccato però, questo cazzo del Covid che togli le code, perdi metà del... Le luci dovrebbero essere spente. Ah, ecco. Oh! Raga, voi non lo vedete, ma siamo storti in questo momento, siamo in pendenza. Cioè, sperami davanti. Vecchio, se mi vola la GoPro. Madonna, quanto siamo storti! Holy shit! Che figata! Non siamo tanto su in realtà, saremo così! Saremo così! Guarda che è tutto qua dentro! Ma una volta c'era la palla centrale che si illuminava! Non c'è più! Se tu ti molli in realtà non cadi neanche. Che figata. Che figata! Oh. Oh. Siamo sotto sopra! Che è un trip assurdo sta roba! Siamo bloccati sotto sopra. Oh no. È solo al contrario.
che trip, cazzo. Questa è fighissima. Non ti gira tutto adesso? Sì. Vecchio, è un trip allucina. Ma una volta era più figa? Perché quando entravi c'era prezzemolo che parlava, l'ascensore che si fermava, c'era il cappello con le lucine che giravano. L'ascensore era fantastico. Sì. Era veramente una pre-show. Che trip, ragazzi. Assurdo, sì. Ho una blu screen nel cervello in questo momento. Voglio vedere le registrazioni così cerchiamo di capire che movimenti fanno. La macchina si muove di 45 allora, gradi, muove, sì. Il resto ruota al fondo. Sì, 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 sì. Basta. Basta guardare il coro. Ah, sì, però. L'idea è che c'è su YouTube, YouTube un video, quello stesso. Sì. Volevo vedere in che punto ci muoviamo noi, in che punto si muove il fondo. È abbastanza tutto buio, quindi non so. Sì. Devi riprendere un pochino. Sì, non pensavo. Cazzo. Sarebbe impazzito, sarebbe impazzito il gimbal. Probabile. Che trip. Che trip, cazzo. Eh? Che roba? Quella, sì. Ma secondo me se portava la telecamera non vedo cazzo nessuno. Sì, probabilmente. Se glielo chiedevamo all'inizio probabilmente sì. È che non volevo rischiare. Che magari ci dicessero di no. E poi neanche la GoPro, quindi. Però ora potrebbe essere il momento di tirar fuori la Sony, perché questa qua non sta iniziando a. No? A dire no, c'è troppo buio. News, no? E dunque, per questo video è tutto, noi ci vediamo. No, adesso registriamo con la Sony. Andiamo a mangiare? Sì, perché devo riempire le borracce. Possiamo mangiare, vi prego. Sì, no, signori, a fra poco. Raga, non so se mi vedete. Abbiamo fatto una corsa allucinante. Siamo. Tre postazioni. Siamo andati a mangiare, ci mancavano 40 minuti per l'ultima giostra. Di punto in bianco. Abbiamo mangiato 10. Tipo in fretta, ma è cascato a 10 in un secondo. Ci siamo infilati la roba in gola e siamo partiti di corsa per arrivare qua. Quindi nuova missione è farsi il tornado, tenersi la roba giù e poi andare a casa felici e contenti. Cioè, in teoria prima rincontrare quelli della Multicore e poi andare a casa felici e contenti. Esatto. Chissà se si vede qualcosa da sta ripresa, spero di sì. E quindi ci facciamo l'ultimo blu tornado. Si intravede, dai. Di notte. Quindi voi non vedrete un cazzo. Quindi, bella. Ci vediamo tra poco quando siamo sul treno. Ragazzi, siamo su. Abbiamo il braccio incastrato. Siamo su, ragazzi. Blu tornado di notte alle 8:30. Oh, sì, ragazzi. Ci cagheremo tanto in mano. Io voglio vedere come cazzo metterai le inquadrature dritte in sto video. Oh, sarà divertente. Ah, povero Mantel che non saprà come mettere dritto il video. Questa è la volta buona che la GoPro potrebbe volare. Oppure che vomitiamo. Raga, è buio. Abbiamo appena finito di mangiare. È buio tanto. Cazzo. E siamo ultimi, quindi siamo nel, diciamo tra virgolette, posto migliore, perché siamo trascinati da tutti gli altri. Beh, andiamo! Se tira in fondo, che legnate, vecchio. Beh, meno scossoni per la testa. Col cazzo, io ho preso tante di quelle pacche. Ah, io ho usato il trucchetto di irrigidirmi un po'. Porca troia, regà, che sberle. Che sberle. Dai, mo. Ciao. Cazzo, che legnate. Oh. Ah, tra poco, regà, devo nascondere la cosa. Ce l'abbiamo fatta. Oh, sì, no, ti batto di nuovo le opzioni di merda. Ce l'abbiamo fatta, signori. Ultimo posto, il posto migliore. Per me è il più bello. No, è il migliore davanti, l'ultimo. Dietro. Secondo me è l'oblivio. L'ultimo è meglio. Adesso eravamo davanti. Prendi via tante di quelle legnate in fondo. Per me dietro è proprio. Cazzo. Dietro è più stabile, davanti ti fa più paura. Ma siamo a me piace di più dietro.
Che pack che ho preso! Ognuno c'ha la sua preferenza, a me pack piace sulle orecchie, tinto, tinto. In mezzo no! In mezzo no! Sarebbe tanta roba di farlo Oblivion adesso, proprio. Quello sì, il problema è che... Cazzo! Dai. Dobbiamo recuperare gli altri ragazzi, volevamo salutarci! Certo. Sì, almeno quello! Ah. E boh, niente signori, no, vieni qua, sei anche tu. Ah, ok, vabbè. Signori, vieni anche tu. Signori, siamo rimasti in tre, purtroppo. Io, Lore, Sheffer e Mantel. Siamo perché... sfatti tutti e tre. Sì, siamo morti. Abbiamo preso gli altri. Anche andare a far altro adesso. Mantel deve andare a una festa. Grazie, un cartellone che si spegne. Si spegne, si accende. E ringraziamo Gardaland. Esatto. Così Disa è contento. Esatto, ringraziamo Gardaland per l'ospitalità e... Fatemi fare un DJ set sulla casa di Prezzemolo, grazie. Oh sì, sarei veramente contento di riprendere quel DJ set. Oh sì. E nulla, ci becchiamo, lasceremo Mantel editare questo magnifico video. Buona fortuna. E ci becchiamo per sempre al prossimo video. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Signori, finito il quarto episodio. È la fine. Sono io il capo, sono io che dico che è la fine, quindi è la fine, è finito, basta, basta, non mi parlate più di Gardaland. Prossimo giro che andiamo a Gardaland, non registriamo. Non è vero. Signori, io comunque questo piccolo spezzone tenevo a farlo per ringraziare Thomas per avermi dato l'occasione di registrare questo primo degli svariati altri vlog che abbiamo registrato e che continueremo a registrare. Ringrazio ovviamente la Multicore per avermi permesso di registrare insieme a loro questo vlog e ringraziamo giustamente anche Gardaland tutti quanti assieme per averci permesso di registrare questo video nel loro parco, anche perché senza il loro parco non avremmo avuto content, quindi nel senso, signori, io comunque ringrazio tutti quanti, mando a quel paese Thomas perché probabilmente mi ha fatto cambiare mille robe da quando l'abbiamo riguardato. Ho messo questo commento in fondo, maledetto malcunato, proprio per un ottimo motivo, perché so che tu arriverai in fondo del rewatch e vedrai questa cosa qua. Voi adesso starete dicendo sì, ma il rewatch l'ha già fatto, e questo è il bello, perché questa clip rimarrà volente o nolente. Detto ciò, signori, io vi ringrazio di aver guardato questo video, vi ringrazio di essere rimasti fino all'ultimo, sapendo che nei miei video io nascondo sempre qualcosina di spicy, tipo le notifiche di Windows che potreste tipo sentire adesso. E niente, signori, grazie di tutto, ci vediamo alla prossima, che sia un vlog o che sia una YouTube poop. Ciao a tutti, grazie della visione. Arrivederci.